Buongiorno a tutti, siamo a casa di un utente che ha utilizzato i dispositivi del Petal. Allora, iniziamo con la nostra Buongiorno. intervista. Buongiorno. Lei è una delle prime persone ad utilizzare il Petal. Quali sono le motivazioni che l'hanno portata a partecipare a questo studio? Allora, ho consultato la mia dottoressa di base, mi ha indicato la persona giusta per iniziare un percorso per migliorare il mio stato di salute dal punto di vista, chiamiamolo, psichico. Praticamente il mio handicap, se lo voglio chiamare così, avevo intuito che avevo un indebolimento nella memoria, mi stavo richiudendo più molto in me stessa, avevo meno voglia di uscire, meno voglia di intraprendere e fare delle cose. Poi con l'aiuto del professore, praticamente, che mi ha consigliato di fare questo percorso, e ho accettato con gioia. E un percorso praticamente nel quale si è stato fatto prima dei progetti inerenti alla casa, una planimetria, ho esibito una planimetria del mio appartamento, e poi praticamente in seguito le persone competenti hanno installato nella mia casa delle luci particolari e dei sensori particolari e che mi hanno spiegato il loro funzionamento. Dopodiché è entrato in poi l'uso del tablet e l'uso dell'orologio, e piano piano ho cominciato a fare esercizi e ho cominciato a usare le luci che ho amato profondamente, e tutto quanto piano piano, piano piano, le cose nel tempo. Ho imparato a usare anche anche dei tablet che non sapevo usare, e anche altre cose che mi hanno consegnato. Piano piano è passato del tempo e tutto mi è sembrato tutto più semplice, più semplice. Oggi, alla fine di questo corso, devo riconoscere che ho ottenuto dei buoni risultati, anzi direi ottimi, per la mia serenità e perché presto molta più attenzione alle cose che mi circondano, mi sento più viva e sono pronta a frequentare più persone, e cerco comunque di osservare ancora le luci che ho in casa, sembra sempre che mi danno sempre più vitalità, anche il sole e anche tutto quello che c'è fuori mi dà più energia di una volta. Ci può raccontare la sua esperienza? C'è qualche episodio positivo che le viene in mente? Sì, in particolare in momenti che ogni tanto mi sono venuti per una serie di cose, di angosce o di paure. E ho fatto degli esercizi di training autogeno e ho visualizzato le luci, in modo particolare quelle rosa, che uscivano dal lume. Senta, appunto, nella sua abitazione sono state inserite delle luci con la possibilità di modificare il colore o che semplicemente si accendessero al suo passaggio, specialmente la notte. Sì. Come si è trovata con queste luci? Mi sono trovata molto bene. Intanto, per incominciare, dormire al buio proprio non mi è mai piaciuto, quindi spesso già anche prima dormivo con le serrande tirate su, ma queste luci mi davano sempre come se mi facessero un sorriso. È una cosa un po' banale, ma mi davano anche tranquillità. Senta, ha utilizzato anche un orologio intelligente durante questa prima prova sul campo che Sì. serviva per monitorare i suoi spostamenti all'interno dell'abitazione e Sì. anche per
visualizzare alcuni parametri vitali come Sì. il cuore. Come si è trovato con questo Dunque, progetto? mi sono trovata a metà, nel senso che per la mia altezza, così, l'ho trovato un po' ingombrante, perché anche in casa facendo delle faccende o ad altre cose mi dava un po' fastidio fisico, praticamente. E mentre l'ho trovato utilissimo, perché quando mi venivano, per esempio, quando mi controllavo i battiti del cuore, dato che in passato ho avuto anche un infarto, così, quindi se avevo il cuore un pochino accelerato, me lo sentivo solo, ma mi controllavo, mi sedevo un attimo e con un po' di respiro, così tutto si calmava. Quindi da questo punto di vista mi è stato molto utile. Ci sono stati dei cambiamenti nella sua attenzione? Ha notato se adesso presta più attenzione alle attività che svolge, si ricorda il giorno della settimana, la data? Allora, l'attenzione sicuramente c'è stata di più e c'è stata anche una maggiore attività nel fare delle cose, assolutamente, sia stando in casa sia uscendo, perché uscivo molto meno. E poi un segno di maggior gioia nella vita, e questo secondo me è una cosa molto importante. Alcuni momenti devo controllare i giorni, e questo un po' mi è rimasto, specialmente nel cambio mese. Devo valutare, e onestamente preferisco avere, diciamo, un calendario che mi dia la sicurezza delle cose. Senta, nelle volte in cui ci siamo viste un po' mi ha raccontato anche del periodo magari non sempre tranquillo, facile, ha percepito in qualche modo un sostegno attraverso questo progetto, nel senso che questi dispositivi in casa hanno aiutato magari ad affrontare diversamente il periodo difficile oppure Beh, no? in questo momento io devo dire, onestamente, ho superato dei momenti difficili, li ho superati, e mi sento a carattere generale molto più serena, questo è sicuro. Molto più serena e non dico me ne freghista, nel senso vado per la mia strada con più serenità, faccio le cose che devo fare. Forse un po' di lentezza, non lo so, ma d'altra parte non mi corre dietro nessuno, lo posso fare. Senta, aveva delle aspettative quando è stata coinvolta in questo progetto? Delle aspettative, non lo so se avevo delle aspettative, devo dire. L'ho detto, io sono curiosa di mio, ho detto. Un esperimento, proviamo, perché se tutto va a mio beneficio sono contenta. E poi se non dovesse rispecchiare quello che non potessi migliorare in qualche modo, pazienza, non mi sono posta all'inizio, poi all'inizio delle mete precise. Sono andate a migliorare man mano che è passato il tempo, mi sono, diciamo, affezionata al progetto. C'è qualcosa che migliorerebbe in Dunque, termini proprio di dispositivi che ha di avuto modo di utilizzare? dispositivi, questo ci devo un po' pensare, no, quelle luci colorate mai, assolutamente. Adesso in questo momento non mi viene Ha in mente niente, utilizzato prego. il tablet per fare gli esercizi, per Sì, ho il esempio, tablet per fare gli esercizi. l'orologio. Allora, il tablet per fare gli esercizi veramente l'ho trovato utile, l'ho trovato molto utile. E mi c'ero appassionata, ne avrei fatti anche di più delle volte, devo dire la verità. E poi mi ci accanivo perché delle volte non è che facevo sempre tutto al 100% per me. E quello secondo me è comunque un buon esercizio, anche da incrementare, sicuramente.
l'orologio, per quanto mi è riguardato, abbastanza, ma con delle modifiche nella misura, nella grandezza, Quindi proprio per diciamo la forma la forma dell'orologio. dell'orologio, sì. E poi, curiosando, sono andata a ispezionare qualche altra cosa, ma insomma, senza ben insomma, facendo delle prove, perché la mia un po' di curiosità ce l'ho sempre avuta, ma lì in quell'orologio c'è un mondo sotto, però, c'è di tutto, quindi sapendolo usare un po' meglio avrei potuto andare su internet, sarei potuto andare su internet, su tanti altri siti, insomma. E la stessa cosa sul tablet. Quindi in generale, che idea si è fatta del Beh, progetto? in generale, progetto molto positivo, che senza medicinali, e questo è essenziale. E no, personalmente ne prendo già abbastanza, e a fatica in modo metodico, sì, ma non mi andrebbe mai di prenderli, però lo faccio perché è così. E con serenità. Ho fatto questo progetto all'inizio un po' titubante, perché come ogni cosa che non si conosce c'è sempre qualche remora, poi mano a mano sono andata sempre ad apprezzarlo di più. Pensa che sarebbe utile per altre persone anziane come lei? Quindi Secondo il mio punto di vista assolutamente sì, lo consiglierebbe. certamente.